Ragazzi, bentrovati e bentornati su Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso episodio abbiamo finito il gioco e adesso c'è un po' di post-game da effettuare, ragazzi. Però prima di tutto, vediamo un po' che cosa hanno da dirci i nostri genitori ora che tutto è tornato alla normalità. Ne è passato di tempo da quella brutta faccenda, eh? Già, madre, se non fosse stato per me non avremmo nemmeno corso quel rischio. Vabbè sì, però adesso, ecco, basta con questa storia, sentirsi in colpa non cambierà le cose. Sappiamo benissimo che le tue intenzioni erano tutt'altro che cattive. Ormai ti abbiamo perdonato tutti. E tutto. Ed era. Oh già, Link, è appena arrivata una lettera per te. Non ne conosco il contenuto, ma dato il mittente, deduco sia una questione seria. Ecco, prendi. Grazie. Lettera di invito, che succede? Che aspetti, leggi la forza. È scritta in caratteri indecifrabili. Voi che state leggendo questa lettera siete stato designato come il legittimo prescelto che manterrà intatto l'equilibrio tra questo e l'altro mondo. Dall'alto ci è dunque giunto il dovere di saggiare un'ultima volta le vostre abilità, per valutare se siete degni di affrontare la prova ultima della Terra. Siete pertanto ufficialmente invitato a raggiungerci sulle alte vette del Monte Zodiaco, terra immacolata soggetta a null'altro che gli sconfinati poteri del Sacro Luxflon. Con pazienza attenderemo il vostro arrivo. I quattro cardinali. Buono. Wow, un invito in pompa magna. I quattro cardinali in persona richiedono la tua presenza. È davvero fantastico, Link. Sì, più o meno. Come? Non sai come raggiungere il Monte Zodiaco? Se la memoria non mi inganna, dovrebbe essere raggiungibile attraversando il percorso 11. Sarà una lunga traversata per mare, perciò assicurati di essere pronto prima di lanciarti all'avventura. A tal proposito vorrei consegnarti questa. La Master Ball! Yeah! E contro chi la usiamo? Boh. Mewtwo? Nah. Shadow nemmeno. È una Master Ball, la Pokéball suprema, capace di catturare qualsiasi Pokémon. Allora, dobbiamo andare a Sagittopoli a prendere... Surf, che è l'ultima che ci manca. Icarium N, quindi andiamo a... Ah no, prima devo fare un po' di spesa, quindi andiamo a Fuchsia, che è più vicino a un negozio un pochino più particolare. Un po' di Hyper Potion, che ne prendiamo 30 tipo. Un po' di Super Potion, facciamo 15, che non si sa mai. 20 Revitalizzanti, yes. E anche un bel po' di Repellenti Maximum, che non ci fanno davvero schifo. Attenzione, siamo a Sagittopoli e c'è lei che ci vuole dare qualcosa? Ok, sì sì, un piccolo favore. Ho trovato quest'uovo, ah! Sì, ok, ok, allora mando un Pokémon via e poi lo prendo. Chi mandiamo via, ragazzi? Però prima, dobbiamo andare qua giù a prendere Surf, eccola qua. Oh, cara Lapras, fortuna che si sana e salva. Sono stata così in pena per te. Ah, guardati dietro, nonna, c'è un allenatore buono. Cosa c'è, giovane? Lapras, non dirmi che è lui l'allenatore che ti ha prestato soccorso. Sì, sono io. Oh, che ragazzo caro e gentile. Però ho tanti anni e per tenere d'occhio Lapras è impossibile. Quindi, vacci tu con Lapras. Odisseum, Odisseum, com'era? Odisseum, ah, tranquillo, proprio... Odisseum N, una preziosa roccia marina che Pokémon tipo acqua adorano. Utilizzala con Lapras. Quindi addio. Vediamo che c'è da fare, insomma, con questo uovo. Se qualcuno, se il Pokémon che ne esce è davvero valido, lo teniamo e cambio la grafica. Se no, amen. È ancora lontano, nulla allora, nulla. Allora direi di proseguire per il percorso marino. Ci saranno alcuni Pokémon selvatici sicuramente. Più che prenderli sono curioso di vedere quali sono. Vediamo un po' che c'è. Perfetto, siamo il repellente sicuro. Ecco, Tielong. Ah, cambia forma. Perfetto, allora, teniamo lui. Ovviamente, dato che voglio esplorare perché è nella mia natura di giocatore, mi tengo repellente. Ah, ma non si va da qui per il posto. Si va dall'altra parte. E certo. Ah no, a sud. Quindi qui. Percorso 11. Bene. Ma questa nebbia? Cos'è questa nebbia? Che succede? Dato che Arrok è un po' che non gioca e i Pokémon qui saranno sicuramente tutti quanti di acqua e degli allenatori, il mare da sempre incanta, commuove e spaventa, alle volte fa anche ridere, ma soprattutto il mare chiama. Il mare dà e il mare prende. Bella! Bella piazzata la signorina, eh?
Ci picchia! Tra l'altro, viva le ciabbie, amore, per dire. Comunque. Ma si continua sempre a sud, allora aspetta. Chi è questo? Facciamoci una lotta Pokémon mentre aspetto che arrivi... Ma come ancheggiava sul surf? Guardalo, fiero! Mamma mia, ragazzo, che figata! Una MT sotto il corno, proseguiamo. Ma io, ragazzi, non lo so perché... Ah, sì, allora stiamo andando bene. Lastra idro. Ah, qua è piena di lore. Oh, ragazzi, poi le lastre su quando uscirà Diamante e Perla. Proprio incredibile. Spero che le leggano come si faceva una volta, perché pregne di storia. Perché ok che si è appassionati di storie e cose, ma le lastre su Pokémon spiegano tantissimo del mito della creazione. Ah, quindi quel percorso si ricongiungeva a questo. Bene, allora affrontiamo tutti. Signorina, per favore. Dai. Sto cercando di affrontare tutti. Lei si sposta? Ah, mi dà anche update marino. Grazie allora. Ecco perché c'aveva paura di darmi update marino. Ma signorina, ma ti figuri. Oh, mandiamoci Shulong dentro il nido allora. Bello. Che figata. Wow. Ah, quanto bello. Qui cosa c'è? Nulla, ok. Che pericoli incontriamo? Nessun pericolo? Ok, no. Ah, ok, quindi quelli erano per riemergere. I punti... Nah. Ma rifacciamolo. Beh, potrebbe anche semplicemente tornare all'entrata, non per forza fuori. E rifare la tiritera di... Vuoi entrare? Sì. Entra e basta. Quindi quei War Turtle stanno lì a guardia senza rompere le scatoline. Ok, immergiamoci. Mi chiedo però... Proviamo a emergere qui. Sì. Oh yeah! Ok. Ah, so già che sbaglierò. No, invece. Oh, cavoli. È mo sempre più difficile, però. No, perché? Oh, yeah! Trovato. Ma allora è molto più semplice di quanto sembri. Oh yeah! Chi è? Got? Ok, qui. Ma che... Tutto questo per un Pokémon. A questo punto mi conviene andare per di qua. Ah, ma c'è anche qui sotto qualcosina. Ok. Questo è fatto. Ah, si può prendere anche da qui, forte! Come nei vecchissimi giochi, in terza gen mi pare che l'hanno tolto. Qui, giusto? Sì. Oh, cavolo, quanta... Ah, siamo arrivati, mi sa. Ah, sì, sì. Facciamo finire il repellente, sentiamo un altro, tanto per... Ah, cascata non ce l'ho proprio. Non so neanche se possa servire. O sia solo per bellezza, che andrebbe bene comunque. Ma credo che sia solo per bellezza, perché sennò ci sarebbe come... Accesso alla via vittoria. Se no dico ci sarebbe come MN. E allora signore, lei che dice? Sì, sono un allenatore di tutto rispetto. Ci attende la via vittoria. Ma non c'era la Lega Pokémon in questo gioco. Ehi là! Chi è? Oh! Ti stai è un drago. Ti stai dirigendo anche tu verso il Monte Zodiaco? In tal caso sapresti indicarmi la via. Temo di essermi perduta. Veramente è la prima volta anche per... Cosa? Se non fosse stato per te avrei vagato per questi boschi senza meta e io non mi sarei mai perdonato una simile onta. Sai, ho disceso le fredde montagne del nord soltanto per svolgere un importante incarico qua giù. La traversata del Tauro Nordia fino a qui è stata più lunga e faticosa del previsto. Come dici, non sai dove si trovi Tauro Nordia? Non è per così facile arrivarci in effetti. Ecco, oltre il vulcano Pulsar si estende una meravigliosa landa ghiacciata, io vivo lì. Se mai ti andassi a fare un salto, sappi che sei il benvenuto dopo l'aiuto che mi hai dato. Ok, hai altro a cui pensare, però... Se ne va.
Sì, però affrontami, ti prego. La via vittoria è un vecchio dungeon. Che? Ma che succede? Cioè, la via vittoria serve per arrivare poi al... Ho capito, ho capito. Ma tipo di qua... Ah, c'è Porygon. E di qua un allenatore. Entriamo allora dentro la via vittoria. Ah. Ok, ma... Ma diroccata, che roba è? Ok. Niente, questo qui è stato facilissimo, sconfiggerlo. Per di là si esce allora. E di qua? Si prosegue? C'è molta roba. E qui? Ah, ok, lì si esce anche. Però qua c'è qualcosa. PS su, ah. Ok, per fortuna gli incontri selvatici non ci sono. Però aspetta. Ah, bene, meno male che sono uscito. Oddio, grande lente. Può tornare utile a volte. Maxi Ball. Cosa? Si chiama Maxi Ball, non Peso Ball. Sui Pokémon pesanti. Vabbè. E se fosse di qua la via? Io provo ad andare di qua prima, a uscire. Sì, mi sembra più di sì. Mi sa proprio di sì. Ah, grande fungo, bene. Questo se trovassi a chi venderlo. E qua? A parte lui? Di qua si prosegue invece. Ui! Pozione max. Ah, questa ci vuole. Oh, salve! Tu sembri troppo attaccato alla terra per volare fino al monte Zodiac. Ma che vuoi tu? Ma chi sei? Chi ti ha mai parlato? Perfetto, e... Ah, perché qui si rientra poi... Woody! Ah, questo è Rohan, Kishibe. Dovrei tornare a controllare cosa c'era dentro, però. A questo punto. Potrebbe essere importante. Dato che questa è la strada giusta, detta di questi due allenatori, devo tornare assolutamente dietro per vedere cosa ci ho lasciato. Dunque, da lei lì l'ho sfidata, quindi niente. Vediamo un po' questo qua. Eccola. Sì, ok, repellente, via. E salve qui. Allenatore, uno scopo rovine. Ah, ma chi è questo? Acimmia? Acimmia? Fa male Acimmia. Ah, una tana. Un nido, sì, sì, un nido, certo. Ah. Golem è infastidito della tua presenza. Quindi? Ah, ok. Non so se la strada è giusta o se sono... Ah, devo trovarlo. Ma... Ma che significa, scusa? Ma... Centro, non lo so. Ai... No... Ok, quindi uno è giusto e gli altri c'è Tyranitar. Ma da capo, ma perché da capo? Vediamo un po'. Ah, sinistra. The next day. Dai, speriamo che sia l'ultimo. Ancora. No, no, ti prego, no. Era al centro. Era al centro, ce l'ho fatta. Ha abbandonato il nido. Ora si può proseguire per di qua. Altri allenatori. Oh, il mercante mi interessa, il mercante in fiera, vai! La lotta contro il mercante sarà molto facile. Allora, rubiamo. Cioè, rubiamo. Ci proviamo, no? Per far attivare la lotta. Se no, non si attiva. Xiliano? Ah, Kecleon parte? Non partiva l'altro, Miao, prima? Quello Xenoverse? Ah. Ma comunque, vittoria piuttosto semplice. Ok, ho sbagliato ad accusarti. No, no, hai fatto bene. Credimi, hai fatto bene.
Radice energia qui e ci siamo verso la prossima stanza. Ok. Ma c'è solo questa scala. Affrontiamo anche lei, Madalina. Iniziano anche a esserci molti tipi drago qua dentro, quindi mi preoccupo un pochino. Poco però, poco, sia chiaro. Ok, proseguiamo. Sì, usiamo il repellente, bene. Aha. E qui cosa c'è? Questo dannato labirinto mi ha fatto perdere la bussola. Dirlo a me. Non è piuttosto lineare, se vogliamo, eh. Nulla a che vedere col Monte Corona. Oh cavolo, medieval. Anche se devo ammettere che una volta ero più paziente. Ah, si può scendere qui. E mi sa che si prosegue sotto, vero? Avevo più pazienza nel provare e riprovare cose che sembravano impossibili. Tipo in Super Mario saltare in un certo punto. Invece oggi se non ci riesco una volta o due, niente. Getto subito la spugna perché dico no, non si fa, tanto non è necessario farlo. Non è necessario al termine del completamento del livello, quindi non lo faccio. Invece una volta per puro gusto e divertimento, per pura voglia di farlo, ci perdevo un sacco di tempo. Ok, qui si procede. Bene, allora torniamo sopra. Vediamo cosa c'era qui. Ok. Ma aspetta, Lega Fascia, che è? Ah, certo, Lega Fascia. Ah, però, qui si va di surf. Qui nulla. Ah, per la MT, certo. Iperraggio, wow. A questo punto non ci resta che uscire. C'era uno scienziato lì, comunque, sai che ci aspettava. Stiamo svolgendo delle ricerche nel boschetto qui fuori. Finiti gli accertamenti potrei passare, ma per il momento la zona è off limits. Cosa? E dove devo andare io? Attenzione, però si schiude l'uovo. A parte che non sto trovando la strada, forse dovevo continuare dove stavo andando prima, non lo so. Ah! Ah, sì, dovevo continuare con surf. Ok. Ah, va bene. Ah, per sbaglio sono tornato indietro io. La mia vittoria è il cammino che deve intraprendere chiunque voglia raggiungere le stelle. Lui mi riporta all'inizio, qui vabbè, si continua. Wow! È piuttosto lunga la strada. Non è complessa perché arrivi a una dead end a un certo punto. Ci sono comunque sia molte diramazioni, Ce ne sono un bel po', ce ne sono, non male. Tosta, come dovrebbe essere per l'appunto. Ah, eccoci forse. No, c'era la luce però. Salve, Wally. Oh, allora. Qui niente, continuiamo. Dove si va, dove si va? Ah, però. Tu così mi confondi. Ah, ok. Ah, sì, ok, si può frantumare. Destin comune. Ok. Qui niente però. Qui si deve scendere da sopra invece. Ok. Ah, ma si può andare anche di qua. No, devo per forza passare di qua, non c'è altra strada. Ah, ok, qui si scende, quindi qua si prosegue. No, qua non si prosegue. Qua si prende solo la MT, mi sa, vero? Vediamo un po'. Ok. Però mi sa che si va avanti pure perché c'è un'altra diramazione. Oppure l'hanno solo reso più complicato di quanto sia necessario. Il che non è male. È davvero tosta sta via Vittoria. No, quasi continua perché di là c'era quello scopri rovine che non portava a nulla. A parte alla Pokéball. Allora, intanto qui c'è Giga Impatto, va bene. Qui sotto, allora. Ah, ci sono loro tre. Niente, devo andare di qua. Questa seconda strada, ok. Eccolo. Ah, ma si prosegue ancora. Oddio, ragazzi, quante strade.
Bello, bello, bello. Davvero bello. Tranne per i nidi che ogni volta a fare la tiritera di Golem e di quell'altro che di Wartortle che ti trova e rifare tutta quanta la strada. Lì un po' ci sono persi, eh. Almeno si potesse salvare, dice, sai. Si salva dentro ai nidi, ok, invece no. È quello che te lo rende più ostico e fastidioso. Quindi andiamo sopra prima. Ed è la strada per la quale si esce. Ok, torniamo dentro allora. Ah, revitalizzante Max. Potrebbe tornare utile, sì, perché no? Ed ora sì che si prosegue. Ah, tata. Allora, ragazzi, mi sa che sta via Vittoria manca ancora un po'. È un po' lunga. Ok, dentro ancora una volta. Mi ha tolto lo skateboard per quale motivo? Ah, non si può usare qui. Allora ci siamo. Aspetta, fammi salvare per sicurezza. Sto registrando, sì. Forse ci arriva Alice. Eccola là. Alice. Wow, hai superato la mia vittoria davvero in un battibaleno. Un'ora ci ho messo. Ho dovuto correre come una pazza per starti dietro. Ah, quindi mi seguivi anche quando sbagliavo strada? Ti chiederei perché tanta fretta, non è vero? Beh, è semplice, sono qui per sfidarti in una lotta. Che bello. Sai, dopo tutto quello che è successo, non vedevo l'ora di rincontrarti per mettermi alla prova. Anche lei è contenta di vedermi, a quanto pare. Così ho chiesto ad Aster e mi ha detto che ti avrei incontrato qui. Stai andando al Monte Zodiaco, vero? In tal caso, una lotta in più non farà che bene a te due Pokémon, non credi? Ok. Se ci tieni. Tanto per gradire. Lido uguale. Vediamo un po' quanto ti faccio, va. Ah, buono però. Ok. Fulmine. Ah. Perché mio non ha fulmine? Dove si compra fulmine? A parte che squadra mezza morta. Andeva a reggere bene il colpo nel caso arrivi. Non arriverà. Buono così. E ora? Espeon. Ah, ok. Fuoco bomba. Yeah, connette. E hanno shotta. Stava male. Il prossimo turno arriva e farà male. Non farà del bene sicuramente. Ok. Il Venu. Venusaur. E fuoco bomba, connette, connette! Oh! E la squadra è dimezzata! Ora si dimezzerà anche la mia. No, no. Wisteria. Ah, quello lì che urla. Fuoco bomba a gradimento. Buono! Tesoro! Ehi, non ce la fai, eh? Pikachu, ma per favore. Pika! Ma solo 5 Pokémon aveva. Povera Pikachu. È andata. È stato davvero bello lottare con te un'ultima volta. Come un'ultima volta? Ehi, perché? Cioè, vabbè, comunque sia. Beh, mi aspettavo che sarebbe andata a finire così. Ma ho voluto comunque provarci. Link, grazie di cuore. È grazie a te che ho capito che non dovevo mai arrendermi. La tua forza, il tuo carisma, il tuo amore per i Pokémon. Sei l'esempio che ogni allenatore dovrebbe seguire. Grazie. Sei davvero formidabile. E sono certa che saprei farti valere anche in questa situazione, come sempre fatto. Ah, quasi dimenticavo. So che è incredibile, ma di ritorno dallo Xenoverse mi sono ritrovata per le mani una bella sorpresa. È un altro esemplare di Specie X di Pikachu. Questo però è diverso dalla mia e sembra non andarci nemmeno troppo d'accordo, a dire il vero. Vorrei che fossi tu a prenderlo, anche per ringraziarti di tutto quello che hai fatto. So che lo tratterai come merita. Vediamolo un po'. Oh, carino! Xerochu. Ah, allora. Link, ecco, vedi? Io non sono venuta qui solo per questo. C'è una cosa che voglio dirti da un po'.
Ah, ma lascia perdere. Volevo solo augurarti il meglio per tutto. Tutto qui. Ora però vado e ancora in bocca al lupo. Ma dillo che vuoi copulare. Cioè, è una cosa, si può dire. Monte Zodiaco, dove le stelle si riuniscono in un'unica costellazione. Allora, Monte Zodiaco, tutto bellino, tutto tranquillino. Però, un posto per curarmi. Chi è che cura? Lei, signorina? Oh, ragazzi. Oh, ce l'ho fatta, via vittoria fatta. La crush che non si è confessata, maledetta. Non si è confessata la nostra crush, tanto lei è minorenne, quindi va bene lo stesso. Ragazzi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram. Se non siete ancora iscritti, un pensierino fatecelo. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!